Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo 941 e oggi signori iniziamo l'avventura su TDC Cartici. Mi è uno scioglilingua, non è un gioco questo, prima di iniziare a giocare tu devi imparare a fare lo scioglilingua del gioco TCG Card Shop Simulator. Signori, iniziamo questa nuova avventura. Allora, due cose importanti. Una, intanto vi chiedo scusa per l'assenza dal canale degli ultimi 2 mesi, ma sono 2 mesi, 2 mesi e mezzo, ma sono successe alcune cose della mia vita che mi hanno portato un attimino a rallentare, ma vediamo un attimino di ripartire. Seconda cosa, i video che usciranno di PES, di Dispro, sono stati registrati prima che io lasciassi il canale, signori, mettessi in pausa il canale, quindi se troverete degli audio un po' strani era perché era tutto programmato per caricarli nel periodo della mia assenza, ma non ci siamo riusciti, non ci sono riuscito, è colpa mia, non c'entrate niente. Quindi, però, vediamo un attimino di recuperare quei video e di portare avanti nuovamente quella serie. Terza cosa, signori, ho messo la webcam, come potete vedere, ci sono nella webcam. Dove sono? Non lo so, signori. Ogni giorno con i video nuovi che andrò a caricare, creeremo il giochino Trova Maullo con la webcam. Se mi trovate, taggatemi, mandatemi la foto di dove sono con la webcam nel video e me la mandate su Instagram, signori. Cosa si vince? Assolutamente un cazzo. E in questo momento niente, ma se la cosa dovrebbe diventare interessante, potremmo anche inventarci un giochino relativo a questo. Oggi vediamo se qualcuno mi trova, ricordo Maullo941 su Instagram. Detto questo, signori, non perdiamo tempo e partiamo con il nostro giochino tanto carino e tanto coccoloso. Allora, io avevo fatto già una prima piccola partita di prova per cercare di capire un attimino come funzionava il gioco, ma ci siamo, signori. Allora, intanto facciamo i soliti tasti inutili per li ho fatti, basta, va bene, ok, andiamo qui, ho lasciato il mio lavoro quotidiano per aprire il mio negozio di giochi di carte, questo è tutto, è ora di mettersi al lavoro, che culo signori, io dovrei lasciare il mio lavoro per aprire il negozio di carte, parliamone, però, come lo chiamiamo? Signori, come lo chiamiamo? È un gioco di carte, lo possiamo chiamare collezionabili, il cartolaio, il cartomante, lo chiamiamo lo scartacarte. Scarta, no, devi scrivermi questo di carta. Scarta la carta. Scarta la carta, signori, ci sta, ci sta. Scarta la carta, ci sta. È proprio zio, non è ancora aperto il negozio, inutile che mi vieni. Confermi il nome, confermo, signori. Apri il telefono e fai scorta di pacchetti di carte. Come cazzo si prende il telefono? Così, ok. Facciamo scorta di carte. Ok, i Tetramon, noi abbiamo 1000 euro. Scusate un attimo, io ho messo gli euro come solda. Come solda, che cazzo non lo sono i solda? Non lo so, però vabbè, i solda. La nuova moneta, signori. Allora, i solda. Andiamo così. Abbiamo 1000. Perché cazzo non mi continua a tenere gli euro, i dollari, porca miseria infame. Euro. C'è qualcosa che non mi convince in questo gioco? Fai domande. Ah, non so a chi cazzo lo dobbiamo fare le domande, però va bene. Ok. Abbiamo fatto la domanda a non si sa chi e sono spuntati gli euro. Però va bene. Dettagli, dettagli. Allora, che cazzo dobbiamo fare? Dobbiamo comprare le carte. Allora, compriamo la licenza del pacchetto blu dei Tetramon, signori, che ci costa la bellezza di 56 euro. Ma porca miseria, va bene. Ah no, già ce l'avevamo la licenza. No, compra magari 3 pacchetti, porca miseria. Che cazzo, spendiamo i soldi, signori. Se no, che cazzo dobbiamo farci? Scusate, salve, salve. Il negozio non è ancora aperto. Ciao, bella zia. Ma il negozio ancora non è aperto, non rompete le scatole. Ok, ridite i pacchetti arrivati davanti al negozio. Ok, apri la scatola di imballaggio e metti gli articoli sullo scaffale. Ah, già noi avevamo uno scaffale. Non ricordavo che avevamo uno scaffale. Posto, Q. No, non lo devi buttare, brutto scemo. Devo un attimino, signori, riprenderci le mani. Ok, mettiamo i Tetramon blu lì sopra. La scatola non contiene più oggetti. Perfetto. Per essere d'edizio dobbiamo metterci il valore, ok? Allora noi facciamo prezzo di mercato più il 10% perché siamo stronzi. Siamo stronzi, signori. Abbiamo aperto da poco, dobbiamo fare i big money. Dai così, due scaffali, ma non mi piace sinceramente lo scaffale di sopra così. Facciamo uno scaffale tutto lungo, ecco, così è più carino. Così decisamente è più carino. Sposto il cartello su aperto, ma non siamo ancora aperti. Brutto zio. Ciao, compare. Devi aspettare un attimo, sto sistemando la roba. Questa in teoria si dovrebbe fare il giorno prima, però noi la facciamo il giorno stesso. Allora, l'obiettivo del gioco, signori, non lo so, sinceramente. Però l'obiettivo ce l'abbiamo. Fare big money. Apriamo, signori. Gestisci il cassiere stando dietro il bancone, interagisci con esso. Ok. Ma non c'è. Non, non,
gestisci il cassiere, non ce l'abbiamo un cassiere da gestire, porca miseria, lo vedi tu qua un cassiere? No, siamo noi, salve, mi autogestisco da solo, salve, sono il cassiere che si autogestisce da solo. Dai così, zio, dai così, primi soldi, signori, primi soldi, totale da voler resto 50, 60. Dai, vai zio, vai a casa contento, vai a casa contento che hai speso i tuoi primi soldi. Completa con successo 5 checkout. Ok. Ciao bello, ciao fratello. Le vuoi le carte belle? Buon prezzo, ci credo. 3 dollari per questo è giusto, meno male. Di nuovo qua sei zio, le hai comprate loro le carte? Che cazzo la fai? Compri solo carte? Mi sembra un po' esagerato da parte tua. Ma va bene, comunque, non facciamoci domande. Fin quando portano soldi al negozio a noi sta bene, signore. Dai, dai così, zio. Quanto vuoi tu? 2,36 euro. Dai, dai. Sono buono. Sono buono, devo capire dove do cazzo lo stanno i soldi prima. 36, ci siamo? Ci siamo. Ciao, ciao. Zio, ma tu... Mi sembra un po' esagerato, zio. Mi sembra... Non hai una vita? Non hai una vita tu? Ti compravi direttamente lo scatolo, lo facevi prima. Dico, a me sta bene, mi fai rientrare nei... Hai speso 70 euro di carte, zio. 70 euro. Tu non hai una compagna, perché qui appena torni a casa e dici una cosa del genere, ti ammazza quello. Vabbè, niente, è venuto con i soldi precisi, sapeva le carte che voleva, sapeva il mazzetto che voleva e se le compra tu paghi col banco, ma te va bene. 17,64, sembra un ebete, però va bene, signori. Va bene così, abbiamo completato 4 vendite, ne dobbiamo fare 5, signori. Cioè, se sono fumati già tutti i pacchetti, ma porca miseria, infame. Comprane un altro, zio, compra, compra, compra. Compra, compra, noi ancora non abbiamo spacchettato, signori. Noi ancora non abbiamo spacchettato. E questo primo video. Il riccio, ma a te già ti ho visto. A te già ti ho visto da qualche parte, non mi ricordo dove, però va bene. Ok, dai, dai, prendi il cartone, dai così, spacchettalo. Zio, arrivo un attimo. Fammi rifocillare l'acqua alla zona che se torna il pelatone di prima si sfotte tutte cose praticamente. E mi lascia a zero. Salve, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tu quante carte hai comprato? Dai, 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 dai così, dai così. Tu paghi pure con la carta. 29, 29 e... No, no, 240 euro di soldi, penso siano esagerati. Punto 40. Dai così. Ciao caro, benvenuto. Tu, cosa, che cos'altro? Tutti che impazziscono per queste carte. No, non c'era un negozio di carte qua in paese. Tu paghi pure con la cosa. 35,28. Dai così. Big money, signori, big money. Non ci doveva essere sicuramente un negozio di carte qui a questo paese di merda, signori, perché non so neanche in che paese siamo. Però va bene. Oh, prendi i pacchetti di carte dallo scaffale e aprili. Per ottenere nuove carte. Signori, spacchettiamo come se non ci fosse un domani. 3 pacchetti di carte. Ok, ne ho presi 4. Fa niente, ma chi se ne frega, sono mie, le ho comprate io. Vai così. Spacchetta. Spacchetta, che valore di merda. Subito così. Batrang. 29,78. Bello così. Mi ho trovato un Batrang. Mi piace il Batrang. Mi dovete dire, signori, nei commenti, perché ho visto altri video di altri YouTuber, che le carte le fanno volare, praticamente, le aprono così velocemente. Quindi, se qualcuno mi sa dire come si mette questa opzione, gli sarei molto grato. 3 pacchetti di merda, oserei dire. Salve, buongiorno. Salve, le persone mi passano in mezzo. Io sono il proprietario del negozio e mi apro le carte da solo. Un vero genio del male, signore. Un vero genio del male. Tu puzzi! Tu puzzi! Non c'è l'acqua in questo paese, signori. In questo paese non c'è l'acqua e quindi le persone non si possono lavare. Tu paghi pure col banco, ma quanto paghi? 26,46. Dai, è così, ciccio. L'uomo che puzza è venuto a prendermi solamente una carta, solo per impuzzarmi il locale, praticamente. 7,06. Ti piace così? Così? Ok, così gli piace. Mamma mia. Tu 2 carte. Ma perché stanno a finire le carte, signori? No, ok. È stato un calo drastico, 4 euro. 4 euro e 12. Tieni, zio, vatti a fare una bella partita. Acquista un tavolo da gioco e mettilo nel negozio. Ok. Però calmino, calmati. Tutta questa cosa, compra, fai, dici, 200 dollari di tavolo. Che cazzo di tavolo è? Porca miseria infame. Dai così, spacchetta il pacco. Spacchetta il tavolo e piazzalo lì. Così. Posso metterlo proprio... All'angolino, proprio all'angolino, in maniera lascia che 10 clienti giochi a carte. Ok, è solo mezzogiorno, signori. Non ricordo male. Tu sei passato poco fa pure, già te le sei vendute le carte? 3 dollari per questo è giusto, sì, però mi sa che mi stanno a fumare tutte le carte, signori. Compra, compra, compra altri 2 pacchetti. Dai così,
Compra tutto, compra tutto. Cioè, sì, sono qua da te, zio. Questi si sfondano di pacchetti, signori. Va bene. Zero resto, 44. Hai comprato 44 euro di carte. Va bene, per me va bene, signori. Dai, aspetta, te le sto mettendo le carte. Questo, non ci stanno più carte, signori. Si sono fumati tutte le carte. Mamma mia, sono drogati di carte in questo paese. Guarda questo, quante ne ha comprate. Dai, così, mi piace, però zio. Però zio, 52 euro di carte. Zio, 52 euro di carte mi sembra esagerato, però. 52 euro di carte, porca miseria. E 12. Ah, un altro euro ti devo dare? Sì, perfetto. Contenti loro, contenti tutti. Chi sei tu per giudicare delle povere persone che vengono a comprare le carte? Nessuno, basta che me le comprano e me le pagano. Piacere grosso quanto una casa. Il cartone non contiene più niente. Bene, butta questo cartone, leva questo che non c'entra niente, compra un altro mazzo di carte, un altro pazzo mazzo di carte, aggiungi al carrello. Ne posso prendere due veramente. La faccio a prenderne due? Sì, piene due, vai, 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 vai. Lo comprate? Sì, ok. C'è qualcuno già qua alla cassa? Salve zio, sono il cassiere che si autogestisce. Quante casse non hai comprate? È una droga comunque questo negozio, signori, basta saperlo prima. Voi hai speso 100 euro? 100 euro di carta hai speso? Ma sei pazzo? Sei pazzo, non sei normale. Cioè, boh. Come ci torni a casa? Con la coscienza pulita, sapendo aver speso 100 euro di carte. Però va bene, fatti i suoi soldi per noi, fallimento suo. A noi che ci frega, signori. Noi mettiamo le nostre belle bustine, le mettiamo lì e dai così. Ok. Ok, ma se io intanto in tutto questo, visto che devo fare questo discorso del tavolo, ne compro un altro di tavolo, così a buffo, proprio per buttare soldi, signori, proprio per buttare soldi, glielo metto qua a fianco, ok, salve, salve, sono tornato, sono sempre io, cambio il cappellino, ma ho sbagliato, 5.88, cambio il cappellino che ho in testa, ma sono sempre io che faccio tutto. 14.70, giusto? Dai, okay, tu non vuoi giocare a carte, brutto stroticone? Non vuoi giocare a carte, mannaggia te, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Dai, così. Poi piazziamo altre carte, che dobbiamo solamente sempre riuscire a rifocillare la zona carte. Dai, così. La scatola non ne contiene più. Va bene, butta questo. Tu quante ne comprate? Ok. Sei sempre tu sei il nostro migliore acquirente, signori, il nostro migliore acquirente che compra anche senza darmi il resto, che cosa bellissima. Se non ricordo male, dovremmo avere anche delle bollette da pagare, perfetto, perfetto, non ci sono bollette da pagare, che cosa bellissima, solamente in due che giocano a carte. Signori, venghino, 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 il negozio è aperto, il negozio è aperto, tu, ti vedo in faccia, tu vuoi comprare le mie carte, io lo so, è lo sguardo di un cartomante. Vieni zio, il negozio è aperto, guardalo, guardalo come ti attira. Entra, entra, dai, dai, zio, guarda, open, dai, entra. Sì, lo sapevo che scarta la carta. Sarebbe stato il successo del nuovo. Sono io il nuovo re di questo paese. Non ci sta più nessuno. Zio, ehi, 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 bella, bella signorina. Io lo so che tu sei una nerd e vuoi le carte. Dai, dai, su, dai, che il negozio è aperto. Su, entra, 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 che il negozio è aperto. Cazzo, devo pagare. Un solo pacchetto. Ma non ti senti ridicolo? Un solo pacchetto. Vuoi pure il resto? Vuoi pure il resto? Ma non ti vergogni? Un solo pacchetto. Proprio per farmi il piacere l'hai fatto. Mannaggia te, signorina. Lì, quello scaffale lì è vuoto. Non le vorrei dire, ma se non trova quello che cerca è perché guarda nello scaffale è vuoto. Signorina! Mannaggia lei, mannaggia. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Magari volete accendere la luce voi. Non ve la accendo la luce. Mi dispiace, dovete giocare al buio. Rende più l'atmosfera soft. Soft. Dai così, salve, salve, lei vuole delle carte? Quelli se ne stanno andando assieme, secondo me erano una coppia quella là che aveva litigato, poi hanno visto. Zio, non puoi essere nuovamente qua, zio, non puoi. Io lo dico per il tuo bene, zio, devi farti una vita sociale, zio mio, devi farti una vita, cioè sei la quinta volta che vieni in negozio oggi, non puoi, zio. Ti stai spendendo tutto lo stipendio in un solo giorno. Abbiamo appena aperto. Non puoi, zio. Io capisco tutto. Ma no, 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 zio. No, dai. Sei un pazzo. Sei un pazzo. Ah, no, no. Ok. Si sta andando a sedere, forse. Ok.
sta andando a sedere, quindi non vuole giocare, non vuole le carte. Ah no, scusami, tu vuoi il resto? Non dice pure 60 centesimi il resto. Ok, lo zio si è seduto, ok. Facciamo una seduta allo psicologo. Zio, qual è il tuo problema? Parliamone, parliamo. Il problema sono che ti prudono le mani e vuoi comprare sempre più carte. Non puoi comprare carte, zio, devi stare rilassato. Stai tranquillo, qui seduto, respira, non ti preoccupare. Ku mosta, che vuol dire? L'ho cacciato dal locale. E l'ha spuntato qui. Ah, sì, perché mi fa liberare il tavolo. No, non ti volevo cacciare, zio. Torna qui, mi manchi. Zio, mi manchi, il mio miglior cliente del primo giorno, mi manca. Mi manca, va bene, e mi sa che devo accendere la luce, perché che cazzo di ore sono? Sono le 7, signori, il locale dovrebbe chiudere alle 9, se non sbaglio. Io in tutto questo quasi quasi compro un altro pacchetto di carte, proprio così a buffo, anche perché noi non stiamo prendendo neanche un mazzetto di carte, signori, cazzarola, dobbiamo scartare, si chiama scarta la carta del negozio e noi non scartiamo niente. Dai, 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 rifocilliamo un attimo qui, ricarico qui, ricarico qui. Queste le mettiamo qua di lato. No, 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 aprila, 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 aprila. Postale qui, perfetto. Pigliane 3, 4, dai così. Vai, 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 scarta, scarta. Dai, 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 dai. Dammi una bella carta, 4 euro. 4 euro, non ce la mettiamo. 4 euro, mi piace 4 euro di carta. Dai, 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 scarta, 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 2 euro. 2 euro. Quanto costa un pacchetto di queste blu? Per capire se aprendole io riesco a rientrare nelle spese. Queste sono tutte carte di merda, tra l'altro ce l'avevo tutta a parte lì la conchiglia. Bene, altre carte di merda. Beh, 1 euro. 17 euro. Esmeri. Bello, bello. Bello. Abbiamo finito? Nessuno che vuole comprare? Che cazzo non ci sto aperto? C'è scritto open. Signori, c'è scritto open. Vuol dire che siamo aperti e dovete venire. Zio, la tua è una malattia, scusami. Ma non ce l'hai una casa, non ce l'hai un posto dove stare. Dico, la tua è una malattia, ma io non volevo cacciarti, zio, ma stai via, stai io, devo mettere il cartello qui con la tua faccia per dire io qui non posso entrare. Ma non ce l'hai una vita? Fatti una vita, mamma mia, questo lo devo assumere come dipendente praticamente, perché non sa fare altro, ok? Ma questi stanno giocando, bene così, chi è che mi ha lanciato le carte? Questo era il mio album. No, non volevo prendere le carte. Mannaggia, di una pupazza ambriaca. Vabbè, apri ste cazzo di carte. Dai. Apri sto pacchetto. Che ci troviamo? Una ciofeca di niente. Bene così. Bello, bello. Bello, però facciamo esperienza. Bello, ok. Signori, il locale dovrebbe chiudere. Il locale dovrebbe chiudere. Non vorrei essere cattivo nei vostri confronti, ma bene dovete andare. Ve lo dico in parole povere. Bene dovete andare. Dai, su, dai, dai. Dai, tu hai giocato, hai perso e quindi stai comprando altre carte perché la prossima partita la vuoi vincere. Bravo. La mentalità mi piace, la mentalità mi piace. Anche lo zio lì sta comprando carte, buon prezzo, meno male, buon prezzo, meno male. Siamo contenti che ti sia piaciuto il prezzo. Vuoi il resto magari? 11 kg di resto, mannaggia a te, a chi non te lo dice pure. 11 kg di resto a te, zio. Anche tu ti sei preso tutto quanto il mobiletto, però va bene. Vuoi il resto? 7 euro di resto. 5, 6, 7, 66. 7, 7, 7, 7. No, 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 dammi quello. Ok. Signori, prima giornata portata a casa. Siamo andati sotto perché avevamo 1000 di liquidità e però abbiamo comprato una botta di cose. E prima giornata che finisce qui e io direi che la possiamo concludere. Tre insoddisfatti sarà sempre quello che sarà entrato e uscito 3 volte e l'abbiamo cacciato 2 volte su 3, quindi capisco che sarà anche insoddisfatto lui. Detto questo, signori, finiamo il primo giorno, ci prepariamo al secondo giorno, ma io oggi mi fermo qui. Fatemi sapere se questi video, se questa serie vi può interessare. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per il prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!